Chi l'ha detto che per vedere un tesoro architettonico bisogna andare a Venezia, Roma, San Pietroburgo? Anche qui, nelle valli discoste della Svizzera, ci sono dei preziosi capolavori. Sono in legno, sono decorati e molte volte nascondono una bellezza davvero speciale. Allora, qui ci troviamo davanti a una casa del Settecento, costruita come quasi tutte qua, con taglio e una certa decorazione di basi e poi pittura, sono animali, sono erbe e chiaro il famoso orso di Berna in centrale posizione. Nelle case della Valle della Simmen spesso ci sono queste iscrizioni. Che cosa c'è scritto? Che cosa raccontano? È una dedicazione a Dio, la chiamata a Dio di proteggere queste case per poter stare sotto la sua protezione. Molte facciate sono proprio riccamente decorate, cioè sono l'espressione di una vera ricchezza. Da dove arrivava la ricchezza della valle? La ricchezza veniva di esportazione di questi animali elevati qua. Erano cavalli nel Settecento e si dice che anche Napoleone all'inizio dell'Ottocento ha comprato tanti cavalli nello Simmental per la sua armata. Poi, nella metà dell'Ottocento, è arrivato la ferrovia che ha fatto che non era più tanto bisogno di cavalli e si sia ricordato delle mucche Simmentaler, della razza Simmentaler, la famosa razza, la famosa su tutto il mondo. ...1756. Sì, là alla destra nell'angolo si vede la datazione. E poi il tetto invece richiama il cielo, ci sono delle stelle. Appunto, sono delle stelle, qualche volta sono anche luna e sole e di nuovo l'orso di Berna, come da solito, tanti fiori e erbe, decorazioni di ornamento anche. Ecco, ma era anche una dimostrazione di ricchezza, di potere. Sì, sì, chiaramente. E accanto delle case la ricchezza era nelle campane che le mucche portavano quando stavano andando dal basso nelle Alpi. La Valle della Simmen senza queste case non avrebbe la stessa identità. È chiaro. Vivono di questa identità, di questo tipo di case conosciuta e famosa in tutta l'Europa.